Verona si presenta quest'anno con attaccanti molto importanti e anche giocatori in altri settori importanti. Avere Pazzini, avere Toni, per voi significa magari dover affrontare le cose con una responsabilità maggiore rispetto ad una squadra che invece doveva salvarsi e basta. Questa famiglia è qualcosa di più. Ma tanto buongiorno. Buongiorno. Ma insomma, noi siamo a disposizione, cerchiamo di dare comunque sempre il massimo, poi naturale avendo giocatori come Pazzini e Toni stimola meno, personalmente stimola molto di più e appunto entrare in campo, comunque allenarmi insieme a loro. Essere qui a Verona che significa per lei? Per me è una grande occasione, perché vengo in una società importante che negli ultimi anni ha fatto benissimo, in una tifoseria altrettanto incredibile, e poi penso di essere appunto arrivato in una squadra con un allenatore che appunto può, con il modulo che almeno finora ha sempre fatto, esaltare le mie caratteristiche, e comunque con dei compagni che hanno già tanta esperienza comunque in Serie A. Che cosa le ha detto Mandorlini quando è arrivato? No, niente, mi ha dato quel solo benvenuto. Adesso pian piano sto imparando un po' tutti i movimenti, un po' le cose che chiede lui, quindi ci vorrà un po' di tempo per adattarmi un po' a sia ai miei compagni di squadra che agli schemi. Cosa si attende da questa stagione e dove vuole arrivare? Io intanto spero di arrivare più in alto possibile, naturalmente. Cerco di dar continuità magari a quello che mi è mancato negli ultimi anni, ovvero cercare di appunto giocare con un po' più di continuità, anche se so comunque qua sarà impegnativo appunto perché ho dei compagni forti, quindi insomma appunto dar continuità e cercare di far bene e dare il massimo. Grazie.